approvato dal Consiglio regionale il bilancio di previsione finanziaria 2022-2024 per il presidente dell'Assemblea Mazzeo è una manovra che tiene insieme valori, tradizione e capacità di innovazione. Via libera al bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Nella seduta di fine anno il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 con 24 voti a favore e 14 contrari, chiudendo così la discussione e le votazioni sul pacchetto della manovra finanziaria della Regione Toscana. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha dichiarato che l'aspetto più importante è legato al fatto che le tasse non siano state aumentate. Ma un bilancio importante perché scongiura l'aumento delle tasse, anzi in questa manovra, è una manovra espansiva, noi facciamo maggiori investimenti sulla cultura e in più azzeriamo l'IRAP per 3 anni alle imprese, nuove imprese verranno ad investire nelle aree di crisi industriale o nelle aree interne. Un bilancio che recupera quella piccola criticità iniziale relativa al fondo sulla disabilità e rilancia, mettendo più risorse a disposizione. La Toscana è terra dei diritti, la Toscana è terra che non lascia indietro nessuno. Abbiamo deciso anche come Consiglio regionale, e ci tengo molto a dirlo, di chiedere alla Giunta il sostegno per digitalizzare tutti i nostri lavori. Questo che vuol dire? Maggiore trasparenza, i cittadini entrano in Consiglio regionale e noi costruiremo le condizioni perché sempre di più questo luogo, il Consiglio regionale, diventi la casa delle Toscane e dei Toscani. È una manovra che tiene insieme i valori e la tradizione della nostra regione con la capacità di saper innovare. Di percorso condiviso tra la maggioranza ha parlato Stefano Scaramelli. Un bilancio 2022 della Regione Toscana che viene approvato mediante una maggioranza che si ritrova compatta, Partito Democratico Italia Viva insieme al proprio governatore Giani, dando una risposta importante alla Toscana. Questa è la mia soddisfazione principale, abbiamo condiviso ogni passaggio partendo da una imposizione fiscale che rimane inalterata, era la nostra battaglia, addizionale IRPEF e bollo auto non sono state aumentate, per di più c'è la riduzione importante dell'IRAP per le nuove imprese che investono nelle aree di crisi, si trovano le risorse per la cultura, per lo sport, per le infrastrutture, pensiamo a 150 milioni di euro di nuovi investimenti, si guarda verso il futuro, se pensiamo anche alla richiesta di progettazione della Siena Chiusi, un'innovazione straordinaria sul raddoppio e sull'elettrificazione di questa tratta ferroviaria per arrivare a fare interventi a favore dei comuni sui teatri, sulle scuole, pensiamo ai fondi per finanziare le scuole per tutti quei progetti che sono in corso e che sono bloccati a causa dell'aumento dei costi, un nuovo sistema di risalita degli impianti della Toscana, investimenti sulla neve, investimenti che riguardano anche la difesa del suolo, la cultura, ma soprattutto la rigenerazione urbana e l'assetto viario della nostra regione. Quindi la soddisfazione di Italia Viva è forte perché soprattutto si approva un bilancio, ma soprattutto la maggioranza si ritrova e si riscopre molto compatta, unita, e sarà un anno importante per quanto riguarda la regione toscana. Per la consigliera della Lega Tozzi nel bilancio manca programmazione, per questo ha espresso voto contrario. Noi naturalmente esprimiamo un fermo voto contrario, tanto nel metodo quanto nel merito. Un metodo che ha visto sostanzialmente tagliate fuori le opposizioni dalla garanzia di un qualsiasi approfondimento istruttorio, in particolare per quanto riguarda il famoso maxi emendamento. Di fatto siamo di fronte ad una soluzione che è di compromesso per tutto quello che era emerso, diciamo, le difficoltà della maggioranza di questi giorni a trovare la quadra rispetto a un quadro finanziario che sì, è vero, ha delle difficoltà, difficoltà ben note, i fondi europei che ancora devono arrivare, minori entrate per 160 milioni, però di certo ci aspettavamo forse qualcosa in più, quantomeno sotto il profilo della programmazione. In realtà ci ritroviamo di fronte a una serie di provvedimenti che appunto nel tentativo di tenere insieme i vari appetiti territoriali ci propongono, anche di fronte appunto a questo famoso maxiemendamento che di fatto si risolve in uno spostamento non tanto significativo nelle cifre, ma significativo perché si va ad attingere a quel fondo di riserva che di fatto è il nostro cuscinetto a garanzia di quella copertura del disavanzo sanitario che appunto è la vera partita che poi dovremo giocarci nei prossimi mesi. Quindi andava adottata molta cautela, in realtà questa cautela c'è stata fino a un certo punto finché appunto gli appetiti dei territori non si sono manifestati. Ecco, per noi questo modo di procedere con marchette territoriali non è assolutamente condivisibile e in tutto questo, in queste sforbiciate, in questo grande pasticcio, purtroppo rischiavano di rimetterci i più deboli.
Si è cercato di correre a ripari in corsa mettendo appunto delle risorse, ma diciamo che non c'è anche in questo caso la vera consapevolezza, a nostro avviso, che sul fronte delle politiche sociali molto di più debba essere fatto, di fronte a un taglio molto pesante di 47 milioni. Speriamo che nelle prossime variazioni di bilancio questa Giunta si faccia carico finalmente di portarci un disegno organico ed una propria visione effettiva della Toscana. È un bilancio insufficiente e fatto di rinvii, ha dichiarato il consigliere Torselli. È un bilancio nettamente insufficiente. Il presidente Gianni lo ha definito work in progress. Va bene work in progress, ma qua siamo di fronte a un bilancio in cui il venerdì ci viene raccontato che si stanno accantonando 50 milioni di euro per far fronte a eventuali mancati rimborsi sulle spese sanitarie Covid da parte dello Stato, e poi il martedì successivo nello stesso fondo che era intoccabile si va ad attingere e si prendono 3-4 milioni per accontentare le richieste del Partito Democratico un po' a destra, un po' a manca. C'è un fondo di garanzia, sì, l'unica cosa che è stata garantita sono le richieste del Partito Democratico. Poi un bilancio fatto di rinvii, tutte le opere strategiche per la nostra regione rinviate agli anni a venire, penso una su tutte, il porto di Livorno. Il presidente Gianni ci racconta che questo sarà l'anno in cui finalmente sarà realizzata Darsena Europa, ma i soldi per Darsena Europa vengono spostati dal 2022 al 2023. Il raddoppio della ferrovia tra Pistoia e Lucca, invece che quest'anno, il prossimo anno. Le piste ciclabili, la manutenzione delle piste ciclabili, ogni giorno la sinistra si riempie la bocca di mobilità sostenibile, di green, di risparmio energetico, e poi i soldi per la manutenzione e lo sviluppo delle piste ciclabili della Toscana rinviati addirittura al 2024, quindi è un bilancio nettamente insufficiente, che lascia sì spazi di discussione, che lascia sì spazi di modifica in corso d'opera, ma ad oggi ci sono tanti impegni e pochissimi investimenti concreti e reali scritti nero su bianco. Anche per la consigliera Galletti nel bilancio manca una visione strategica. Sicuramente sarebbe ingiusto attribuire totalmente le responsabilità di alcuni squilibri finanziari a una cattiva amministrazione e gestione economica da parte della Giunta, ma ci sono degli aspetti che assolutamente non si possono tacere. In primis che questi documenti sono colpevolmente arrivati estremamente in ritardo, e questo non lo hanno detto soltanto le opposizioni, l'Aula, ma persino il Consiglio delle Autonomie Locali, quindi le province e i comuni, che si sono visti consegnare tardi la documentazione per analizzare quelli che sarebbero stati i documenti relativi alle attività che avrebbero potuto fare nell'anno seguente. Ed è stata coniata dal presidente Gianni un'espressione che, per quanto possa apparire colorita, è preoccupante da un altro punto di vista. Il bilancio in itinere, che è niente più che un modo elegante per dire che in Toscana si vive alla giornata su molti progetti. Si vive alla giornata e si riducono al minimo i bilanci di alcuni assessorati fondamentali che potrebbero trovarsi all'improvviso, se per caso i soldi dell'Europa non dovessero arrivare, per una qualunque ragione, a dover sospendere servizi, erogazioni di qualunque tipo, pensiamo alla sanità, ma anche alle scuole, al dissesto idrogeologico, pensiamo ad esempio, per dire alcune cose che sono inspiegabili, 500.000 euro per un'azienda legata alla Louis Vuitton, insieme a altri 5 milioni che sono stati dati dal governo, quando poi si pensa a tagliare i progetti di vita indipendente, che solo all'ultimo sono stati ripresi. Oppure pensiamo ai 10 milioni di euro a Toscana Aeroporti dello scorso anno, per poi trovarsi a fare 30 milioni di tagli nel settore del turismo quest'anno. Ecco, questo modo di procedere ci preoccupa molto, perché non ci fa intravedere una strategia da parte, non dico della Giunta, perché so che alcuni assessori hanno delle idee piuttosto chiare su ciò che va fatto, ma sicuramente attribuire la responsabilità al governatore per le scelte politiche e all'assessore al bilancio per quanto riguarda le scelte finanziarie. Nel nostro caso le due figure coincidono, quindi la responsabilità, non me ne voglia il governatore, ma è doppia da questo punto di vista. La mancanza di una progettualità e il fare un affidamento quasi fideistico ai soldi che arriveranno dal settennato, da PNRR e dal governo, fa capire che in realtà, oltre alla progettualità, non ci rimane veramente altro che augurarci che almeno quelle che sono state le richieste avanzate
possano andare a buon fine, perché altrimenti non ci troviamo in situazioni di dissesto di bilancio adesso, ma ci potremo trovare molto presto, con tutte le conseguenze dal punto di vista sociale ed economico che ci possiamo aspettare. Il consigliere Landi lo ha definito metaforicamente un bilancio melina. È un bilancio sicuramente che dal punto di vista tecnico e formalmente può anche essere approvato in aula, ma che lascia chiaramente delle prospettive non positive. È un bilancio melina, è un bilancio dove la maggioranza e la giunta regionale passa la palla avanti e poi la passa indietro senza mai andare all'attacco. È un bilancio dove ci sono delle forti riduzioni per 193 milioni circa di euro, quindi diciamo che questa palla è passata molto indietro e poco in avanti. È un bilancio che non lascia una visione complessiva a quello che deve essere una programmazione seria della Toscana dal punto di vista in particolare della sanità, delle infrastrutture, dei trasporti. Non si capisce dove si vuole arrivare. È un bilancio che purtroppo nasce già penalizzato, oggi lo conferma anche l'Istat. Abbiamo una contrazione del PIL regionale, la più alta tra tutte le regioni d'Italia, meno 9,8%. Quindi noi ci aspettiamo, e chiaramente non può fare altrimenti la maggioranza, nei primi mesi del prossimo anno andare a intervenire con delle variazioni di bilancio importanti che pongano la Toscana negli ambiti importanti dei piani di investimento che oggi in molti reparti, negli assessorati sono rimasti bloccati e che devono trovare chiaramente uno sbocco. Ma quello che più ci preoccupa è una mancanza di prospettiva e di visione, e da questo bilancio lo capiamo benissimo. Beh, potremmo dire che la situazione chiaramente della pandemia, del Covid, non può che portare uno strascico importante anche dal punto di vista contabile, e questo noi lo capiamo benissimo e siamo sempre stati costruttivi anche da questo punto di vista. Però è anche vero che sappiamo che questa falla sulla sanità esisteva già nel 2019, quindi pre-pandemia, e probabilmente questa falla ora si è allargata a tal punto che probabilmente non si possa più tornare indietro. Questo lo vediamo non tanto nell'atto di bilancio, lo vediamo nel DEF, quindi nel documento economico finanziario, dove emerge effettivamente un deficit sulla sanità di 330 milioni. Questo sarà la prossima partita, sicuramente i conti della Toscana non ci rassicurano e noi abbiamo votato convintamente contrari a questa manovra. Per Giacomo Bugliani occorreva garantire la continuità amministrativa e questo bilancio lo permette. Un bilancio che nasce in un contesto ancora di incertezza, perché da una parte sappiamo che la Toscana esce come tutto il paese dal periodo dell'emergenza sanitaria, c'è stato un rallentamento dell'economia e quindi si sono verificate minori entrate. Ma c'è anche un'incertezza che viene da un quadro normativo non ancora definito a livello nazionale, perché non è stata approvata ancora la manovra finanziaria, ma ciò nonostante la Regione ha voluto dotarsi di un bilancio per affrontare quelle importanti sfide che l'attendono nel 2022. Da una parte i fondi del PNRR e dall'altra l'apertura del nuovo ciclo di programmazione comunitario 2021-2027. Occorreva garantire la continuità dell'azione amministrativa e con questo bilancio lo facciamo. Un bilancio che indubbiamente risente in alcuni settori di una serie di inevitabili decurtazioni di risorse, ma che vuole ancora investire in alcuni settori strategici per l'economia e la società toscana. Da una parte le politiche giovanili e lo sport, dall'altro il tema dei trasporti, del diritto alla mobilità, fino ad arrivare all'ambiente. Tutti i settori che assieme alla cultura escono da questa manovra finanziaria con un incremento notevole di risorse. L'auspicio è che con le risorse che arriveranno nel 2022 e le importanti tappe che caratterizzeranno la revisione dei conti anche nella nostra regione, si possa dare una risposta efficace in tutti i settori di intervento dell'azione di governo della Regione Toscana. Molte le note critiche rilevate dal consigliere Capecchi. Il bilancio è stato presentato tardi e pure male. Basti pensare che il parere dei sindaci revisori, che è obbligatorio per legge, è arrivato praticamente a discussione di fatto iniziata, impedendo quindi alla minoranza, ma direi a tutti
i consiglieri di entrare nel merito di alcune scelte. Si è reso quindi necessario, nel corso del primo giorno, come sappiamo, una discussione accesa all'interno della maggioranza con il cosiddetto maxi emendamento, quindi sono state disposte ulteriori spese per placare gli appetiti dei singoli territori. Manca, secondo noi, una visione d'insieme, manca dopo 15 mesi il piano regionale di sviluppo, manca il piano dei rifiuti, cioè le coordinate che possono servire a orientare le imprese e a sostenerne lo sviluppo. In più, per i cittadini, tagli lineari solo parzialmente corretti, per esempio all'assistenza alle persone e alle famiglie con disabili a carico, tagli lineari sul sociale, tagli lineari sullo sviluppo economico e sul turismo.